6 gol fatti, altri mancati d'un soffio, errori ma anche prodezze. Se Atalanta-Bologna è il biglietto da visita del campionato, da qui a maggio ne vedremo delle belle. Roberto Baggio bagna il debutto con un gol su rigore e un paio di prodezze delle sue, ma alla fine ad esultare è la banda Mondonico. In gol caccia Orlando e Lucarelli, oltre a Sgro. Di questo passo non ci vorrà molto a far dimenticare Inzaghi, Morfeo e Lentini. Atalanta con una punta, caccia e mezza, Orlando. Bologna con le torri Anderson e Fontolan, quest'ultimo preferito a Kolivanov. E Roberto Baggio un po' centrocampista e un po' terza punta, libero insomma di far valere la propria creatività. L'Atalanta costruisce la vittoria a centrocampo, dove Sgro, Gallo e Foglio costituiscono un'efficace cerniera. Quando poi Caccia trova il varco giusto nell'area avversaria, a Mangone non resta che l'intervento da rigore. La trasformazione è dello stesso ex attaccante del Napoli. La replica del Bologna si concretizza nella cosa più bella di Baggio e di tutta la partita. Triangolo con Fontolan e conclusione a colpo sicuro con risposta miracolo di Fontana. Adesso che è andata così avrei magari cercato di evitare il portiere, però in quel momento pensavo di riuscire ad alzarla di più e invece non ce l'ho fatta. La ripresa si apre con quello che ha l'aria di essere il colpo del KO. Cross di Sgro e conclusione ravvicinata di Orlando per il 2-0. Il Bologna gioca la carta con Ivanov, ma è ancora Baggio ad estrarre dal cilindro una magia. Per sua sfortuna, Fontana c'è sempre. Dall'altra parte l'errore di Mangone spalanca a Lucarelli, appena entrato, le porte del 3-0. L'onore della trasformazione tocca a Sgro. È l'episodio che apre 12 minuti di fuoco. Il Bologna prima si scuote, gol dell'ariete Anderson, e poi si illude. Sottil frana sul solito Anderson e Trentalange, alla centesima direzione in Serie A, concede il secondo rigore. Per Baggio l'opportunità di portare a 130 i gol nella massima serie. In pieno recupero infine il definitivo 4-2, autore Lucarelli. Quesito finale, Bologna troppo portato al gioco aereo per esaltare le qualità di Baggio? Mondonico dice la sua, Ulivieri replica prontamente. Io penso che sia un gioco soprattutto che favorisce Fontolane e Anderson più che Baggio. Baggio deve andare di conseguenza, perciò è chiaro che deve sfruttare soprattutto l'abilità di Fontolane e di Anderson. Baggio si adatterà al Bologna, è capitato in palla gol, quindi è già tanto. Deve imparare a leggere le spizzate di Anderson. Quando saremo bravi a giocare anche a terra, però non me lo possono consigliare altri, ci penso da solo. L'ultima parola non può che spettare al diretto interessato. Ma oggi abbiamo cercato sicuramente più le palle alte. È chiaro che non vanno d'accordo molto con le mie caratteristiche, però noi abbiamo questo tipo di gioco, io devo cercare così di dare appoggio alle punte, soprattutto nei momenti in cui giochiamo la palla alta.